è importante incominciare a studiare una storia prima di studiare la storia. Studiare, bravo Nico! E cos'è che devi studiare, Nico? Dire un po', cos'è che devi studiare? Nico deve studiare... Signore e signori, è arrivato Nico che studia la storia. Ma non si dice la storia, ma lo puoi dire una storia. Sto studiando una storia. E per me è anche un po' il modo di dire che questo dovrebbe fare il teatro. Cioè, secondo me, il teatro non dovrebbe raccontarmi le regole del mondo là fuori. Dovrebbe raccontarmi degli esempi che poi possono farmi prendere delle decisioni, possono farmi fare delle domande. Maledetta la memoria! Non riesco più a ricordarmi neanche se eravamo i buoni o i cattivi. Aspetta, stai zitto, fammi ragionare. Con la logica, col ragionamento ci arriviamo. Allora, noi abbiamo combattuto contro il cattivo invasore, quindi... Se noi abbiamo combattuto contro il cattivo, noi siamo i buoni. Avevo ragione io all'inizio, vedi che sei un cretino. Noi siamo i buoni, perché quelli che combattono contro il cattivo, e noi il cattivo infatti l'abbiamo... Anche se adesso pensarci bene, io mi ricordo che prima noi con quel cattivo lì eravamo un po' amici. Me lo ricordo. Questo spettacolo prova a mettere dei dubbi, a mettere un po' scomodo lo spettatore, a fargli fare delle domande sulla propria morale. Però partendo da una storia, affezionandosi a un personaggio, perché io sono convinto che quando diventi amico di qualcuno la sua storia diventa un po' anche la tua, e questo dovrebbe fare il teatro: prendere un personaggio immaginario e fargli fare amicizia col pubblico per raccontargli qualcosa che il pubblico normalmente non potrebbe vivere, come del resto il personaggio l'ha raccontata a me, che non ne so nulla perché non ho vissuto in quel periodo, ovviamente. Zitto Nico, lo senti? Sì, quello lì che ti dicevo, sì, quello là, quello alto con gli occhiali, che poi ha fatto la fine che ha fatto, quello che non sa male, sì. Sembra che si mangi l'aria, l'aspira tutto ad un fiato e poi la butta fuori come se fosse una trombetta. Sì, è quello lì. Quello lì alto con gli occhiali, che poi ha fatto la fine che ha fatto. Ma ho vissuto la sua storia e quindi adesso che siamo un po' amici da un po' di anni posso capire un po' meglio cosa poteva provare un padre chiuso in un campo di concentramento. Nico! Te l'avevo detto che ci sono! Nico, ma come cosa, cretino? Ne parliamo da mezzo! Te l'avevo detto che ci sono! Guarda lì, sono lì! Le farfalle, Nico, le farfalle!